Cari amici, buongiorno. Sempre Armando ai microfoni, un'altra giornata insieme per fare un percorso conoscitivo, un percorso di perlustrazione, un percorso che vuole essere solamente e vuole andare solamente alla scoperta di cose che noi che abitiamo in questo luogo abbiamo sempre sotto gli occhi e a volte non riusciamo a scoprire. Bene, oggi iniziamo questo percorso da San Terenzo per poi arrivare alle Cinque Terre. Un percorso molto lungo, un percorso che vuole essere vuole fare dei paragoni, considerando la posizione della Liguria, considerando la posizione del territorio, e vuole essere anche di sprono per poter venire a vedere da vicino quello che realmente vi stiamo facendo vedere. Cari amici, questa è una bellissima escursione, una bellissima giornata, e San Terenzo, quello che abbiamo appena visto, si chiama la Baia del Silenzio o la Baia dei Pensionati. Era una spiaggetta che nell'anteguerra serviva per fare uscire delle munizioni proprio da questa spiaggetta, perché provvista di una galleria, e questa spiaggetta è sempre stata abbandonata in quanto non aveva la possibilità di avere il passaggio pedonale. Grazie all'intervento dei pensionati di San Terenzo e con l'ausilio del comune di Lerici, che ha fornito il materiale, è stata costruita questo passaggio pedonale e si è potuto godere, si gode da una decina d'anni, anche 10-15 anni, la possibilità di girare questa passeggiata. Una passeggiata che inizia pedonabilmente da questa baia e finisce poi a Lerici, perciò è lungo il passaggio e è piacevole l'escursione. Offre questa bellissima immagine di Lerici e il suo castello. Dalla parte opposta che siamo a San Terenzo, e quando finiremo questo percorso saremo sul castello di Lerici e vedremo San Terenzo. Nel contesto ci troviamo sempre nella parte finale della Liguria, e sarebbe la costa del Golfo di Spezia. Bene, questo è il più bel castello che esista sul mare, custodito, dove dentro c'è un museo paleontologico, dove ci sono delle sale con tutti gli animali preistorici e anche una sala dove si può provare l'effetto del sisma al momento in cui potrebbe arrivare. La sala sismica, giusto per capire quello che realmente è. Questa è la spiaggia invece di San Terenzo, dove d'estate è gremitissima di persone, che è libera e tutti possono affacciarsi a questa spiaggia arrivando da sopra. Questo è il castello di San Terenzo, ancora in parte abitato e in parte reso disponibile alla visita. Iniziamo così la passeggiata, vediamo alle spalle la chiesa di San Terenzo, una bellissima chiesa custodita e tenuta
con grande qualità. Non andiamo a vedere queste cose, siamo solamente all'esterno. Questa è la casa di Shelley, il noto scrittore, quello che Shelley, l'amico di Byron, nella quale questo signore, questo poeta, abitava qui, e Byron, partendo da Porto Venere per venirlo a trovare, fece la traversata a nuoto, e tutti gli anni si ripercorre questa traversata. Venne di là in fondo, vedete dove c'è la chiesina che si vede laggiù, e fece questa traversata per venire a trovare il suo amico che abitava a San Terenzo. Sicuramente dobbiamo rifletterci nel tempo. Una volta le vie di comunicazione erano barche, erano solamente i nostri piedi che ci portavano a destra e a sinistra. Questa è la storia. Siamo vicini alla Baia del Colombo, sempre nella zona finale di San Terenzo, un'altra spiaggettina di grande rilievo. Come fondo non c'è sabbia, ma solamente questi sassetti che sono la corrosione della scogliera, e una parte di sabbia che poi arriva dalla limitrofa San Terenzo. Ancora custodita in maniera eccellente, e in questo momento si sta riedificando quello che il mare purtroppo ha demolito. Le gabine che sono davanti a noi, e una grande sala da ballo che è proprio lì sul mare. Qui siamo sulla punta della baia della Venere Azzurra. La Venere Azzurra ha un'altra insenatura di questo golfo dei poeti, e che guarda questa parte qui di Levante, e sempre prominente alle isole. Questa è l'isola del Tino, l'isola Palmaria, barche a vela che veleggiano e intagliano la loro sagoma in questo bellissimo scenario. E un mare teso e bellissimo, un leggero vento che trasporta le nuvole facendo ombre e sfondi più belli, meno belli, però molto piacevoli. Ritornando alla giornata, vediamo ancora così in cartolina Lerici e il paese sottostante, un paese molto bello, molto ben tenuto. Il sindaco Fresco ha da tempo, e questo è il castello di San Terenzo, lo vediamo dalla parte opposta, siamo già in una zona dove possiamo intravedere le due posizioni, castello di San Terenzo, questa è la scogliera della Venere Azzurra, che è fatta a semicerchio, parte proprio da questo lembo dove siamo noi sopra, una passeggiata bellissima. Vedete questo semicerchio che comprende la Venere Azzurra, una parte è scogliera perché il mare, quando dice veramente la sua, qua fa da padrone e onestamente invade questa costa in maniera determinante. Un'acqua bellissima, dobbiamo dichiarare bandiera blu nel comune di Lerici. Bandiera blu perciò vuol dire bagni garantiti a tutti gli effetti, con possibilità di immergersi in qualsiasi luogo. Le alture di
della Venera Azzurra c'è un paesino così chiamato Pugliola che sovrasta la piccola collinetta e poi si sale su a un grande forte che sarebbe la Rocchetta. Nella zona della Rocchetta c'è il dominio militare, c'è un dominio militare dove altra baietta molto interessante, questa è di grande spicco, sarebbe il Lido di Lerici, il Lido così chiamato perché è un po' è frequentato da VIP, da personaggi molto molto facoltosi, in quanto questo è a pagamento, e sopra al Lido c'è un albergo. Sono stati fatti lavori di ammodernamento in questo periodo. Dobbiamo raccontare una cosa, perché nell'arco del tempo questo luogo era più, l'acqua era più profonda, aveva proprio questa struttura che abbiamo visto sottostante, serviva per partire con gli sci, e si poteva fare sci acquatico. Questa è la sala da ballo o discoteca del Lido di Lerici, e molta gente che passeggia perché la giornata è invitante. E questa è la parte opposta della Venere Azzurra che vediamo d'altro lato, un'altra angolatura e una spiaggia libera dove tutti possono scendere e bagnarsi. Ricordiamo ancora bandiera blu per Lerici, San Terenzo e tutta la sua costa. Insomma, qui abbiamo realmente la certificazione di questa garanzia, e vuol dire che il nostro mare, cioè che questo mare è delineatamente pulito. Sopra ville di grande spicco, residenze popolari ma bellissime, con degli scenari particolari, e questi pini marittimi che contornano e fanno da cornice a questa passeggiata la dicono veramente grande. Sono di una notevole bellezza, hanno questo fascino di questi tronchi che pencolano verso il mare, e insomma possiamo benissimo incamminarci per raggiungere Lerici e fare una passeggiata in questo paesino. Questo è l'albergo che è davanti alla spiaggia del Lido di Lerici. Chi vuole l'Hotel Byron, chi vuole venire può benissimo essere ospitato, passare una settimana in tranquillità. Perché tranquillità? Lo possiamo dire benissimo, perché il sindaco Fresco ha adottato Lerici città pedonale. Non si può arrivare con macchina se non solamente ai residenti, che poi dovranno depositare la macchina nel parcheggio che è a loro destinato, ma il transito veicolare è vietato e tutti coloro che vogliono venire a Lerici devono adottare questo criterio. Questa è la spiaggettina vista da sopra, veramente una chicca di grande rilievo. Questa è una villa che è sopra alla cuspite di questo promontorio, molto bella, molto elegante, momentaneamente abitata da Albino Buticchi. E questa è la scogliera invece dalla parte opposta, proprio davanti alla città di Lerici, con tutte le sue imbarcazioni che sono poste alla fonda in catenaria. Questa è la piazza Mazzini di
Lerici, con una chiesa centenaria e i loro palazzi, che sono stati in questo momento, ultimamente, sono stati rigovernati, ripuliti, perché il salmastro da queste parti ne fa da padrone, ma hanno mantenuto sempre il loro... Questo è il monumento ai garibaldini, con l'effigie di Garibaldi e in piazza Mazzini. Un bel monumento, vedete anche poco smog, il marmo bianco è veramente trattenuto, non tenuto, ma è veramente candido. Tutte le parti di questa piazza sono state rinfrescate e poi è stata ricostruita questa piazza in maniera eccellente. Una volta nella piazza parcheggiavano i pullman, oggi invece la piazza è stata donata ai cittadini che passeggiando possono goderne l'ampiezza. Una fontana, e qui saliamo per i vicoli per arrivare al castello. Questi sono i vicoli che magari chi arriva a Lerici non percorre se non per curiosità, zone abitate, piccoli locali, case ancora costruite una a fianco all'altra come alveari, piccole e appoggiate una all'altra. Così si adoperavano un tempo per risparmiare, per costruire, e nel solito tempo si è costruito dei paesaggi eccezionali. Visto dall'alto vediamo la parte vecchia, la parte più antica e la parte più moderna, palazzi nuovi che sono in fondo e la parte vecchia che continua, e noi continuiamo a salire per andare verso il castello. Queste inferriate indicano passaggi di persone, perciò per proteggersi, e questi scorci che ci fanno intravedere la baia di Lerici sotto di noi, e noi ci stiamo alzando piano piano su questa stradina che ci porterà al castello di Lerici. Tanto vediamo la chiesa davanti alla piazza, che emerge il suo campanile e sopra, ed ecco qui uno scorcio del primo scorcio del castello di Lerici dal vicoletto, e qua lo vediamo, una torre non asimmetrica, pentagonale, che dentro a questa torre era chiusa un'altra torre. È stata scoperta che è poco, sarà una decina d'anni da quando è stato ripristinato il castello, e oggi dentro c'è un museo preistorico dove ci sono tutti gli animali del tempo. I gabbiani qui la fanno da padrone perché volteggiano, perché in questo luogo c'è sempre vento e si divertono a fare le loro carambole. Cerchiamo di seguirne uno, vedere il suo percorso, vedete sempre ali tese, velocità strepitosi di questi animali. Questi animali riescono a sfruttare il vento in maniera eccezionale, sono veramente dei velivoli. Molti studi sono stati fatti su questi animali proprio per la loro versatilità in volo e per quello che realmente sanno esprimere come arte del volo. Guardate, questi animali qua non hanno ancora chiuso le ali, non hanno ancora battuto un colpo, cercando di sfruttare letteralmente il peso
la gravità, insomma, il vento. Questa è la baia di Lerici, completa con tutti i suoi natanti, alla fonda, e siamo in un periodo, questo è febbraio, è marzo, perciò le barche sono ferme perché sono in attesa che verranno adoperate. E là in fondo vediamo il castello di San Terenzo, c'eravamo sotto poco tempo fa, e tutto il paese che si erge sopra, e la spiaggia laterale, e la parte del Colombo, la parte della Venera Azzurra, e ritornando con questa grande zoomata sulla baia. Dalla parte opposta però si erge sempre sotto il sole la chiesina di Porto Venere, e dopo questa meta inizieremo da Porto Venere ma dal lato mare, perché vogliamo raccontare anche il resto della nostra costa, una nostra costa che realmente affascina il mondo, in quanto è situata in una zona particolare, molto felice, ma a volte è veramente impervia. Questo ancora sul litorale di Lerici, nella parte dietro al castello, c'è Maralunga. Maralunga, questo è un insediamento militare, quella, la punta di Maralunga è occupata da militari, e questa è la sua baietta che ne crea. Qui bisogna andarci a piedi, ci si può raggiungere solamente o in barca, e anche qui dobbiamo dire che bandiera blu dappertutto in tutto il litorale, e tutte le Cinque Terre sono a bandiera blu, e guardate il mare come emerge. Sicuramente quando vediamo mari tropicali, e sicuramente facciamo dei paragoni con le acque, dobbiamo anche fare una riflessione. L'acqua risplende per tanto quanto il fondo è composto. Se il fondo è di sabbia può essere più trasparente, ma se la sabbia, come nel nostro caso, sì, abbiamo noi una parte di fondo fanghiglioso, e perché c'è molta vita come mare, non potremo avere l'acqua più chiara, e rimane questo azzurro un po' opiecato. Ma continuando a scendere sulla passeggiata di Lerici, continuiamo a passare in luoghi veramente eccezionali. Questo è un arco che serviva per salire. In fondo vediamo reti che sono depositate a terra, perché Lerici è un paese di pescatori. Oggi molto più turistico, ma ieri era veramente di pescatori. E ancora qualche peschereccio e barca attrezzata alla pesca è davanti al porticciolo. Una tramontana è giusto che